Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il governo nazionale viaggia spedito verso l'introduzione del Super Green Pass, che prevede misure ancor più stringenti per i non vaccinati. Ascoltiamo cosa ne pensano le varie forze politiche presenti in Consiglio regionale. I dati di confronto anche con gli altri paesi europei ci dimostrano come i paesi che hanno una percentuale anche poco più bassa di vaccinazione rispetto a quella italiana sono già in una situazione di assoluta difficoltà. Quindi questo vuol dire che recuperare anche pochi punti e quindi poche migliaia di persone vaccinate può voler dire evitare nuove chiusure e acutizzarsi della situazione degli ospedali. Quindi intanto le terze dosi velocemente, oggi la Toscana ha già riaperto alla terza dose dopo 5 mesi e questo è il primo elemento, dopodiché tutte le misure che portano le persone a decidersi di vaccinarsi sono assolutamente necessarie perché sono quelle che anche se spostano qualche percentuale di vaccinati possono evitare nuove chiusure e difficoltà negli ospedali oltre che le morti, quindi siamo assolutamente d'accordo. L'obbligo vaccinale, diciamo, non ho nessuna preclusione concettuale rispetto all'obbligo vaccinale. Il tema è concretamente, oltre rispetto al Green Pass rafforzato, l'obbligo vaccinale che cosa comporta? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché anche nelle vaccinazioni dei bambini, quando abbiamo posto l'obbligo vaccinale, poi comunque il 100% non si è avuto mai. Non è che mettere l'obbligo poi vuol dire che c'è un sanitario che va a casa della gente con la puntura. Serve una stretta ulteriore, non si può più essere tolleranti, la tolleranza nei confronti di coloro che non sono tolleranti non è più accettabile, quindi noi dobbiamo andare su una misura molto rigida rispetto a un Green Pass che viene concesso solamente ai vaccinati. Ho detto io, ho fatto una proposta per iniziare ad andare in quella direzione a coloro che sono in procinto di farlo, magari una prenotazione per un Green Pass e un tampone ancora puoi tenere in piedi un Green Pass, ma sono questioni di giorni. Oggi il portale è aperto, si può fare vaccinazioni per le terze dosi, si possono fare ovviamente per le prime e per le seconde, non ci sono più scuse, bisogna andare sui vaccini, altrimenti non c'è alternativa all'obbligatorietà. Ancora possiamo arrivare su questa strada, ma insomma l'inverno incombe e credo che i dati ci dimostrano che il pericolo di una ulteriore ondata sia veramente evidente, quindi su questo non possiamo più tollerare, diciamo, una misura leggera e dobbiamo agire con grande fermezza. Il Green Pass di per sé è un mezzo, cioè non è un qualche cosa che è fine a se stesso. Il Green Pass è servito, servirà per poter permettere alla gente di facilitarne la vaccinazione. Io sono un medico, per cui credo che i vaccini li abbiamo studiati in medicina da sempre e sono un caposaldo della sanità, della medicina stessa, hanno eradicato delle malattie assolutamente che hanno mietuto nei secoli centinaia, migliaia di morti. Per cui ben venga il Green Pass se a un certo momento questo Green Pass può essere il veicolo per una vaccinazione che da sola non è sufficiente, ma che comunque può in qualche modo permettere l'eradicazione o quantomeno l'abbassamento del tasso di contagiosità. Ovviamente va accompagnata a tutte quelle attenzioni che noi dobbiamo avere. Penso che se ad un anno di distanza siamo ancora a parlare di ipotesi di lockdown, di regioni che possono cambiare colore, di limitazioni ai cenoni di Capodanno, di luminarie da accendere una settimana prima per vedere se qualcuno pensa che Natale quest'anno venga il 14 e non il 25, evidentemente qualcosa è andato storto e questo strumento, questo Green Pass introdotto perché sarebbe dovuto essere la panacea a tutti i mali, evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare. Quindi oggi arrivare a parlare di una sua estensione mi sembra un controsenso. Il Green Pass ce l'hanno venduto come uno strumento che sarebbe servito al contenimento della pandemia, in realtà era soltanto un incentivo, un obbligo vaccinale nascosto, un incentivo a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto un numero di cittadini ormai vaccinati, in Toscana addirittura l'85%, a livello nazionale un po' sotto l'80%. Chi oggi non si è vaccinato è uno zoccolo duro di cittadini che ormai hanno deciso, scelto di non vaccinarsi.
E se tu, governo nazionale, vuoi arrivare a questo zoccolo duro di ultimi resistenti, è inutile che tu introduca il Super Green Pass. Abbi un gesto di coraggio, assumiti le tue responsabilità, caro governo, e introduci l'obbligo vaccinale. Estrema ratio a cui si è dovuto ricorrere anche in passato per delle malattie che oggi sono state debellate, come ad esempio il vaiolo. Quindi credo che non sia un'ipotesi da scartare. Anche questo, inutile dirlo, dovrebbe essere l'ultima ratio di una campagna vaccinale che deve arrivare prima di tutto alla mente delle persone, per arrivare poi a cercare di convincerli della bontà di questa procedura, dell'utilizzo del siero, che in questo momento sta salvando e ha continuato a salvare milioni di vite in tutto il mondo. Voglio ricordare un aspetto, che l'Italia è oggi uno dei paesi nelle migliori condizioni per quanto riguarda la quarta ondata che ha colpito l'Europa e non solo, mentre paesi come la Germania e la Danimarca stanno affrontando un'emergenza veramente grave con terapie intensive piene e soprattutto con un'ondata di morti di nuovo senza precedenti. Quindi quello che secondo me deve essere importante è l'appello che continuo a fare a coloro che hanno ancora dei dubbi sulla vaccinazione, di andare a vaccinarsi, di avere fiducia nella scienza medica che ha portato veramente l'umanità a momenti di benessere veramente notevoli. L'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la seconda variazione al bilancio previsionale 2021-2023 che fa segnare un'importante riallocazione di risorse per il comparto sanitario. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. Una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi, no all'aumento delle tasse, serviva a fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della Regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta. Nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole, rispetto a degli interventi necessari, urgenti, a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. Convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione
la chiarezza appunto sulla programmazione, questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana, questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità, per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio, diciamo della Giunta regionale, se il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara. Una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022, per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana, vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPLI, sul trasporto ferroviario regionale, vengono sottratti 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. I treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle. Autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E è un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro. Le infrastrutture, la Firenze-Pisa-Livorno, è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei triennio a venire. E poi l'ultimo, permettetemi, un altro passaggio, il mantra mondiale. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la Regione Toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori, potrebbero essere letti così, sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere, piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più, ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione, di realizzazione, di cronoprogrammi in molti progetti. E questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. Un libro sulla violenza di genere e sulle storture del sistema giudiziario. Lo ha presentato la giornalista Ilaria Bonuccelli in Consiglio regionale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Posso dire che è un libro che parla di violenza di genere, ma in un modo particolare, cioè racconta come lo Stato in tutte le sue declinazioni è complice della violenza di genere. Facciamo un esempio: se una donna viene maltrattata per anni dal suo compagno, un'ordinanza di allontanamento non può essere un divieto di avvicinamento a 3 metri, oppure se una donna viene strozzata dal marito e si salva per caso, il giudice non può decidere che il divieto di avvicinamento alla casa familiare è tutti i giorni, ad eccezione del lunedì. Le cronache che abbiamo sentito anche negli ultimi giorni ci raccontano di una situazione molto complessa per la tutela delle donne che sono vittime di violenza, e quindi vogliamo provare a comprendere insieme all'autrice del libro che cosa si può fare meglio, se si può fare di più per tutelare le donne che sono vittime di violenza. Questo libro è l'inizio di un percorso che la Commissione Pari Opportunità vuol fare proprio di formazione di tutte le figure che fanno parte della giustizia, carabinieri, forze dell'ordine, magistrati, proprio per formarle verso
le questioni della violenza sulle donne. Sostenere questa battaglia che Ilaria, da cronista libera qual è, sta portando avanti. Questa è una battaglia di tutti, richiede un grande cambiamento culturale. Ognuno di noi sarà meno libero finché ogni donna non potrà vivere la sua vita liberamente come meglio crede. A volte leggo parole di eminenti giornalisti oppure politici che parlano di amore quando ci sono violenze di questo genere. Io invece credo che ognuno di noi debba dire con forza che ogni atto di questo genere è qualcosa di violento in cui la parola amore non può esistere.